A Catanzaro si guarda al capoluogo del futuro. Regione Calabria, provincia e comune trovano uno spirito unitario e collaborativo su questioni che riguardano la mobilità, i trasporti, ma anche la sanità e le infrastrutture. Nel corso di un partecipato consiglio comunale aperto, il governatore Mario Oliverio, il presidente della provincia Enzo Bruno e il sindaco Sergio Abramo hanno sottoscritto un accordo volto a rivoluzionare la mobilità cittadina. Sono 686 milioni di euro destinati alla città capoluogo, di questi 145 per la realizzazione della metropolitana di superficie che dal 2020 collegherà il centro con le periferie, 34 invece per le opere funzionali alla mobilità interna al territorio comunale. È un pacchetto di proposte che si colloca in un disegno nel quale anche sarà realizzata il completamento del nuovo ospedale. Abbiamo sbloccato un'importante opera che era stata finanziata in precedenza dalla Giunta Loiero e poi era rimasta ferma, che è la metropolitana leggera, sono aperti i cantieri. Oggi finalmente su Catanzaro si comincia a ragionare come capoluogo della Calabria e tutti assieme riusciremo a dare un impulso a queste risorse che arrivano in città. Dopo tantissime proteste anche da parte mia, finalmente siamo arrivati alla fase finale, la firma di questo accordo di programma che prevede un ulteriore finanziamento, così come era stato già dato a Cosenza, e mette un po' di pace anche nel rapporto tra il comune di Catanzaro e la regione Calabria. Complessivamente andiamo a realizzare 14 km di intervento ferroviario metropolitano tra ammodernamento e opere di nuova esecuzione che consente di muoversi da un capo all'altro della città in 15 o 20 minuti. Rossella Galati per la CNews 24.